Nuovo Casa d'Agrigento, la Sicilia si avvia alla fase 2 sanitaria, test sierologici per le categorie più a rischio. Si lavora per permettere alla popolazione di non rinunciare al mare, Confesercenti propone un fondo di crisi per il turismo. Pronto il modulo per accedere ai finanziamenti fino a 25.000 euro, il Viminale accende i riflettori sulle organizzazioni criminali e usura. Arriva ad Agrigento il neoprefetto Maria Rita Cocciufa, il suo impegno sarà indirizzato alle fasce più deboli, acqua, viabilità e infrastrutture. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Avvia in Sicilia i test sierologici sulla popolazione per indicare chi ha gli anticorpi del virus. L'assessorato regionale alla salute ha scritto una nota per le ASP emanando un avviso per i laboratori d'analisi convenzionati in grado di avviare i test a partire dalle categorie più a rischio, operatori sanitari e pazienti di case di riposo RSA. Si tratta di una delle prime mosse per la fase 2 sanitaria ed intanto in provincia di Agrigento si registra un solo caso positivo nel capoluogo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un nuovo caso ieri in città, un paziente risultato positivo al coronavirus test, secondo i dati forniti dall'ASP, che recentemente si lascia un po' a desiderare per la certezza dei dati forniti. Ed appunto il caso che è avvenuto ieri, che era stato imputato al comune di Raffadali, ma prontamente in un suo comunicato è intervenuto il sindaco della città, Silvio Cuffaro, chiedendo dettagli sull'interessato e smentendo l'ASP di Agrigento. Dopo un'attenta analisi, l'ASP ha rettificato quanto prima scritto nel report ufficiale e imputato il malato alla città di Agrigento. I tamponi effettuati sono 2.445, per ciò che riguarda i ricoverati in ospedale risultano essere 13, quelle poste in quarantena 73, i guariti salgono a 12 unità, quelli deceduti sono 10. E per l'appunto c'è da registrare un caso a Castrofilippo, una donna di 93 anni, ospite di una casa di riposo, è deceduta nella giornata di domenica, manifestando bronchite e febbre alta. E subito sono scattati i protocolli di rito da parte dell'ASP che ha effettuato il tampone post mortem per capire se la donna fosse contagiata dal virus. Come prassi, i componenti della casa di riposo sono stati posti in quarantena, circa 30 persone presenti all'interno della struttura. Fiducioso il sindaco Badalamenti che non si tratti del Covid, anche perché fino ad ora Castrofilippo non ha presentato alcun caso di contagio. In Sicilia, per l'assessorato regionale alla salute, ad Agrigento vengono dati 127 casi di contagio, mentre resta sempre Catania la prima con 593 casi, sempre in aumento, seconda Messina con 358, Palermo in aumento con 327 casi, quindi Enna 293 in aumento, quindi Caltanissetta con 117, Trapani 111 in aumento, Siracusa 87 in calo, Ragusa stazionaria con 58 positivi. Nell'isola i tamponi positivi sono 2.501, più 43 rispetto alla giornata di ieri. I contagiati sono 2.071, più 21. 255 risultano le persone guarite, più 18. E 175 le persone decedute, più 4 unità. Dei 2.071 positivi, 605 sono ricoverati, 53 in terapia intensiva, mentre 1.446 in isolamento domiciliare. Intanto, in tema di coronavirus, la Regione avvia uno screening epidemiologico con test sierologici per contrastare il contagio da coronavirus attraverso un'azione mirata sulla base del parere reso nei giorni scorsi dal Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza Covid-19 nell'isola. L'obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l'andamento del contagio come avvenuto per le altre epidemie. I test sierologici ritenuti complementari al tampone, così come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico Siciliano, verranno condotti su precise categorie ed esattamente sul personale sanitario si effettuano i test sierologici quantitativi, mentre per le persone che popolano l'RSA, le CTA, le case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi, cioè con le carte. Estate 2020, si lavora per permettere alla popolazione di non rinunciare al mare. Lello Casesa.
Alla precisa domanda a Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario con delega al turismo, andremo al mare quest'estate, lei ha risposto: stiamo lavorando sugli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando alcune normative d'intesa con il comitato tecnico-scientifico che possano contemplare l'ipotesi di un distanziamento. Bonaccorsi ha spiegato che sono allo studio misure per consentire lo sviluppo di un turismo di prossimità che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. Il sottosegretario ha parlato anche di una fase 3 per il riposizionamento strategico del marketing e della comunicazione del nostro paese, soprattutto sul binomio gastronomia e cultura. Le associazioni nazionali dei balneari lavorano invece ad alcune idee: 3 metri di distanza tra un ombrellone e l'altro e poi barriere di plexiglass, accessi scaglionati e igienizzazione tecnologica dei comuni. Alcune aziende del nord si sono messe a disposizione proponendo le stesse barriere che vengono installate nei supermercati a protezione delle casse. Si parla poi di prescrizioni come l'accesso scaglionato alla spiaggia, installazione di dispensari igienizzanti nei bar, nei bagni, negli spazi comuni, nelle docce, l'obbligo di mascherina appena ci si allontana dalla propria area. Anche farsi il bagno potrebbe essere un'attività sottoposta a controlli per non far accedere troppe persone contemporaneamente al bagno asciuga. A stoppare molte di queste indicazioni ci ha pensato il sindaco di Rimini, responsabile nazionale dell'ANCI, che su Facebook scrive: non rincorriamo le cretinate sul turismo da mascherina o sul plexiglass. L'intero settore turistico rischia di saltare, scrive Andrea Agnassi, sindaco della città romagnola, il quale è già al lavoro per immaginare la stagione estiva 2020 ed impedire che affondi tutta l'industria della Riviera, inabissata dall'emergenza sanitaria e minacciata soprattutto dal virus della burocrazia, che rischia di ritardare anche 400 miliardi di liquidità promessi dal governo. Il turismo di Caragnaffi è un'industria e questa emergenza cambia la domanda, quindi deve cambiare anche l'offerta. Stiamo lavorando ad esempio sulla innovazione del prodotto. Bisogna aiutare gli alberghi che rinnoveranno i loro spazi per renderli adatti all'emergenza, rimodulare i servizi con il food. Noi attualmente teniamo le spiagge aperte fino alle 18. Possiamo immaginare di aprirle fino a mezzanotte organizzando la consegna del cibo in spiaggia. L'idea del sindaco Agnassi potrebbe essere vincente qui in Sicilia, nelle nostre bellissime spiagge che, oltre all'aperitivo collaudato dei nostri stabilimenti, grazie alla piacevole temperatura dopo il tramonto, è possibile rimanere sulla sabbia fino a tarda sera, magari cenando o sorseggiando qualcosa. Confesercenti Sicilia propone un fondo di crisi per il turismo. C'è il servizio. Il turismo in Sicilia vale oltre 15 punti percentuali del PIL regionale, 2 punti in più rispetto alla media del paese. Un trend positivo che si è infranto con il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19 e per recuperare il quale servono misure straordinarie. Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, scrive all'assessore regionale al bilancio Gaetano Armao, ai vertici dell'IRFIS Sicilia e all'assessore al turismo Maglio Messina, facendosi interprete del grido d'allarme dell'intera filiera turistica regionale. In Sicilia, come in altre regioni a bassa industrializzazione, dice Messina, il turismo e il suo indotto rappresenta un asset trainante per la tenuta economica complessiva del territorio, ma per evitare che quanto costruito possa sgretolarsi, occorre un intervento regionale complementare alle misure del governo nazionale, in grado di arginare i danni e consentire la ripartenza di tante PMI. Una iniezione di liquidità immediata, dice Messina, per un comparto che avrà bisogno di non meno di 18 mesi per tornare a vivere le dinamiche del periodo pre-Covid. Al primo punto, tra le proposte di Confesercenti, c'è la costituzione di un fondo di crisi del turismo, a sostegno dei ricavi mancati da parte delle varie componenti la filiera turistica, con l'individuazione di specifici capitoli di spesa a tutela delle realtà maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, quali ad esempio alberghi, tour operator, strutture turistiche, balneari, ricettività extraalberghiera, campeggi, guide e accompagnatori turistici, nonché noleggiatori con conducenti.
Al secondo punto, la previsione di finanziamento a fondo perduto per le imprese per 3 mesi in misura proporzionale al fatturato, da un minimo di 700 euro a un massimo di 1.200 euro al mese. Ancora un capitolo di finanziamento a fondo perduto per guide e accompagnatori turistici in misura pari a 700 euro per la durata di 3 mensilità. Nuove misure per le imprese, pronto il modulo da presentare per accedere alle garanzie statali su finanziamenti fino a 25.000 euro. Le garanzie al 100% per questa tipologia di prestiti sono previste dal decreto liquidità. I prestiti non sono automatici ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell'ente finanziatore. Arturo Cantella. Al via i microprestiti verso le imprese garantiti al 100% dallo Stato e quelle alle grandi imprese in attesa di decollare, anche loro con una garanzia minore. L'Unione Europea ha dato infatti ieri il via libera allo nuovo schema di garanzie tramite il Fondo per le piccole e medie imprese, il Medio Credito Centrale e la SACE, e sta per diventare operativa la macchina messa in moto per salvare le imprese e per assicurare alle aziende e alle partite IVA quella liquidità necessaria a fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19. Questa è la fase 2, dopo quella della sospensione delle rate dei mutui da marzo a settembre. Sentiamo in merito il dottor Pietro Marchetta, commercialista. Anzitutto, con l'articolo 56 del decreto legge 18 del 17 marzo si è prevista una sospensione per le imprese delle rate canoni di mutui o prestiti. Dopo questa prima fase che ha sospeso le rate, qual è stata l'intenzione normativa? È quella di immettere, dare liquidità alle imprese. Per dare liquidità alle imprese, però non la date sotto forma di contributi alle imprese, ma ha messo in essere un sistema di garanzie in cui lo Stato dà delle garanzie agli istituti di credito che poi devono prestare le somme alle imprese, somme utili per ripristinare il capitale circolante che serve per poter far fronte al pagamento degli stipendi, a far fronte al pagamento dei debiti verso fornitori e così via. Oltre al sistema di garanzie previsto appunto dall'articolo 1, vi è l'articolo 13 che invece si rivolge alla, diciamo, maggior parte delle imprese, quindi al piccolo imprenditore, perché prevede che per prestiti sino a 25.000 euro vi è una garanzia automatica senza istruttoria. Per quanto riguarda invece per i prestiti da 25.000 euro sino ad 800.000 euro vi è pure una certa anche flessibilità nella valutazione, ma il parametro è sempre quello, cioè si fa riferimento al 25% del fatturato o al doppio praticamente del costo del personale conseguito. Ma qui sono sorte già le prime problematiche, perché come dicevo in introduzione non si tratta di somme liquide ma si tratta di garanzie. Bisogna vedere come il sistema bancario poi accompagnerà l'imprenditore, perché il sistema bancario può anche non finanziare l'imprenditore pur con la garanzia, perché può avere anche un proprio plafond, diciamo, di disponibilità liquide per poter far fronte alle imprese. Tant'è che oggi l'ex ministro Giulio Tremonti ha praticamente effettuato un'intervista in cui mette in dubbio appunto la validità del decreto liquidità. Forse lo Stato, secondo me, aspetta la vicenda delle Eurobond o MES, perché lì il punto essenziale, perché se si emettono chiaramente degli Eurobond vi è una nuova liquidità aggiuntiva che andrebbe allo Stato. Se invece si intende appunto far fronte all'emergenza Covid-19 col MES, allora lì la situazione, a mio modesto parere, diventa più difficoltosa.
La crisi sanitaria e conseguentemente quella economica che affligge le famiglie e imprese preoccupano il Viminale. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, vede il rischio di gravi tensioni sociali e chiede uno sforzo alle autorità locali per presidiare la legalità. Nel documento Lamorgese individua non solo il pericolo che organizzazioni criminali possano infiltrarsi nelle maglie delle attività economiche, ma anche il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino pericolose opportunità per le organizzazioni criminali, riflettori dunque puntati sul fenomeno dell'usura. C'è il servizio. In piena pandemia, nel momento in cui la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, delle attività economiche sono ferme e quindi molti lavoratori, ma anche molti artigiani, molti piccoli imprenditori, sono privi sostanzialmente di reddito o hanno visto una riduzione dell'80, del 90% del proprio reddito, si troveranno sicuramente in grosse difficoltà economiche. Molta gente si trovi o si troverà fra qualche settimana nella impossibilità di disporre dei mezzi più semplici per assicurare la sopravvivenza propria e dei propri familiari. Per cui potrebbe essere costretto questo piccolo artigiano, questo lavoratore che ha perso il posto di lavoro, a rivolgersi all'usuraio sempre pronto e che in una prima fase si presenta come viene visto come un faro. Il fenomeno dell'usura è un fenomeno sommerso, è un fenomeno che è sempre esistito e di cui si è parlato sempre pochissimo. Le vittime del reato di usura, per quel discorso che facevamo poco fa, che vedono nell'usuraio un benefattore, sono portate non solo a nascondere i fatti di cui sono vittime, ma sono a volte portate addirittura ad avallare, a ringraziare quasi l'intervento che hanno ricevuto. Ricordiamoci che è un reato grave e aggiungerei anche infamante, perché è un reato che viene posto in essere da chi approfitta dello stato di bisogno. Auspico che tutti coloro che si trovano in difficoltà si rivolgano alle istituzioni in primo luogo, alle loro organizzazioni di categoria, alle associazioni. Ricordiamoci sempre che un prestito ricevuto oggi comporterà la crescita di un debito in modo esponenziale, con interessi a volte a doppia cifra mensile, non annuale, potrebbe comportare l'ingresso in una attività di tipo imprenditoriale da parte di soggetti, mi riferisco a soggetti che hanno fatto il prestito, quindi agli usurai, che potrebbero entrare, chiedere di entrare con una quota dell'attività imprenditoriale e quindi fare in modo che la vittima perda ancora di più, venga privato ancora di più della propria attività. Perché l'associazione anti-racket da anni, anti-usura Trapani, da anni ha attivato uno sportello di ascolto. Gli incontri sono stati pochissimi e purtroppo sono ancora troppo poche, così come sono troppo poche le quasi inesistenti le denunce da parte delle vittime di usura. L'usuraio è un criminale che approfitta dello stato di bisogno. Coronavirus in Italia, morti altri 7 medici, il totale sale a 116. Vediamo. Mentre continua l'incessante lavoro di medici e infermieri impegnati in prima linea negli ospedali per curare i malati di coronavirus, si contano i contagi e i decessi. Numeri spaventosi di persone che hanno lasciato senza nemmeno un saluto i propri cari, e proprio gli operatori sanitari sono tra le persone più esposte al contagio, non solo medici di corsia ma anche medici di base e specialisti. Sono migliaia gli operatori contagiati e 116 quelli finora deceduti. Gli eroi delle corsie, così come li chiama qualcuno, combattono in prima linea contro il nemico invisibile, prestando cure e soccorso ai malati,
affrontando turni durissimi e incessanti di lavoro. Nessuno si è risparmiato in questa emergenza sanitaria. In un momento così delicato, in cui c'è bisogno di forza lavoro nelle strutture, sono tanti i casi di medici e infermieri che hanno deciso di tornare in trincea per dare il proprio contributo, anche se già in pensione. Gesti di grande solidarietà per i colleghi e per tutti gli italiani che stanno vivendo l'incubo del Covid-19. Il coraggio, la costanza e la tenacia con cui i medici combattono nell'inferno scatenato dal coronavirus, con guanti, mascherine e volti distrutti dalla stanchezza, sono motivo di orgoglio per gli italiani. E i cittadini ringraziano nei modi possibili, anche sui social, manifestando loro infinita gratitudine. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, dona delle mascherine al personale in servizio al carcere Pagliarelli. Margherita Trupiano. Il direttore del Pagliarelli di Palermo, dottoressa Francesca Vazzana, insieme al comandante del reparto, commissario capo Giuseppe Rizzo, hanno ritirato oggi un congruo numero di mascherine che sono state donate dal comune di Raffadali in segno di vicinanza al personale del corpo, in particolare ai concittadini che giornalmente si recano in istituto per compiere il proprio compito istituzionale. La consegna è avvenuta presso il Palazzo Municipale di Raffadali alla presenza del sindaco Silvio Cuffaro, del vice Gattarello, dell'assessore Vella, nonché di rappresentanti del corpo in servizio presso il comando. Parole d'elogio sono state espresse dal sindaco per il duro e faticoso lavoro che la polizia penitenziaria svolge quotidianamente ed in questo particolare momento. I vertici dell'Istituto Pagliarelli hanno voluto ringraziare tutta la comunità raffadalese e in particolare il sindaco, che da subito si è attivato per la donazione di mascherine che serviranno a tutelare la salute dei poliziotti penitenziari impegnati nei turni operativi. È un gesto graditissimo in questo momento veramente di notevole difficoltà che attraversa il mondo penitenziario. Noi sì abbiamo dei dispositivi di protezione individuale, però ogni altro elemento che possa veramente servire per proteggerci dal contagio Covid-19 è veramente benvenuto. Io lo ringrazio personalmente a nome dell'amministrazione penitenziaria e chiaramente a nome di tutti gli operatori penitenziari che indosseranno queste mascherine, che sono sicuramente sono artigianali, ma che rilevano una voglia di affetto e di contatto per tutti gli operatori penitenziari. Sì, in effetti devo dire che non appena l'ho contattato si è immediatamente reso disponibile, anche nel fatto che abbiamo avuto un periodo in cui i dispositivi erano pochi e quindi c'era e c'è tuttora un'esigenza di dispositivi per contrastare l'infezione. Un sentito ringraziamento al sindaco, a tutta la cittadinanza di Raffadali che si è messa a disposizione, ripeto, nonostante la distanza, ho apprezzato veramente la sensibilità e la solidarietà, ribadisco, non si è fatto minimamente pregare, nonostante col territorio non c'entrasse nulla, non appena le ho richieste, vedendo appunto che aveva donato le stesse mascherine ai colleghi del reparto di Agrigento, immediatamente si è messo a disposizione facendoci pervenire queste mascherine. Grazie tante, veramente. Sindaco, il comune di Raffadali è stato pronto a soddisfare le richieste di aiuto. Se io potessi, darei mascherine a tutta l'Italia. È una vergogna che dopo un mese e mezzo che lottiamo contro la diffusione del contagio del coronavirus e ancora non si riescono a trovare le mascherine. Ho lanciato tra l'altro un messaggio a tutti i miei colleghi sindaci dicendo di essere loro i promotori e di essere loro a realizzare le mascherine. Il resto è un procedimento semplicissimo e la forza lavoro è a costo zero, perché basta trovarle tra i propri cittadini volontari. Quello che ho fatto io, sto cercando, dopo aver distribuito le mascherine a Raffadali, di darle anche a tutti coloro che stanno lavorando e sono in prima persona impegnati per difendere la nostra sanità, gli ospedali, la nostra sicurezza, poi in modo tale da avere tutti la possibilità di difendersi da questo contagio, perché la partita o la vinciamo tutti assieme oppure non la si vince.
È una richiesta vi è venuta dal corpo di polizia penitenziaria che avete voluto accogliere per una motivazione specifica, tutelare chi lavora all'interno degli istituti penitenziari e altresì quanti comunque fanno la spola dal carcere a casa. Ci sono tanti raffadalesi. Io non posso dire di no, specialmente quando la richiesta viene da parte di istituti in cui lavorano molti raffadalesi. Salvaguardare la vostra salute significa salvaguardare la salute dell'intero territorio dei raffadali. Non potevo fare a meno, ma l'ho fatto anche con i vigili del fuoco, nonostante siano pochissime le persone dei raffadali che lavorano là. È un problema di aiutare quando si può, le mascherine ormai i cittadini raffadali ce l'hanno, ora dopo un momento di pausa continueremo di nuovo la produzione, visto che non sappiamo quando dura questo periodo, però è giusto dare la possibilità a tutti di avere un dispositivo di prevenzione individuale importante come le mascherine. Qual è stato il ruolo dei volontari e il loro lavoro? Allora, Raffadali sotto questo aspetto è lodevole, abbiamo diversissime volontarie, sanifichiamo tutte le sere tutto il territorio, abbiamo circa 6-7 agricoltori che hanno messo a disposizione i propri mezzi con l'atomizzatore, noi diamo soltanto l'acqua con il ipoclorito di sodio, abbiamo diverse signore che si sono messe a disposizione con la propria macchina da cucire per realizzare le mascherine, abbiamo diversi volontari che distribuiscono farmaci e spesa a domicilio, abbiamo dei psicologi volontari che fanno consulenza a tutti i bambini, a tutte le famiglie che hanno bisogno di una consulenza psicologica e tante altre ancora, volontari che lavorano all'ospedale di Palermo che portano i farmaci a gestione diretta da Palermo a Raffadale, come pure da Cefalù, da Caltanissetta, da Canicattì, da Sciacca, da Agrigento. C'è un paese in movimento per cercare di aiutarci l'uno con l'altro e cercare di evitare la diffusione di questo virus. Sindaco, come si sono comportati i raffadalesi durante questo Ponte Pasquale? Favolosamente bene. Le strade deserte, tutti hanno capito il messaggio, sono rimasti a casa e di questo le devo pure ringraziare. Siamo stati dei cittadini esemplari. In questo momento non ci possiamo salutare con le mani, ci salutiamo col volto. Grazie. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Si è insediato il neoprefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dopo un primo breve incontro istituzionale con i rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, ha voluto incontrare e salutare la stampa agrigentina in una videoconferenza nel rispetto di tutte le prescrizioni in tema di emergenza coronavirus. Maria Rita Cocciufa, originaria di Lentini, al primo incarico al vertice di una prefettura, torna in Sicilia dopo 8 anni fuori dalla propria terra. Ha già chiare alcune problematiche della provincia come acqua e migrazione, ma ha espresso interesse anche e soprattutto per le fasce più deboli. Arturo Cantella. Primo giorno ieri del neo prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, insediatasi come capo dell'ufficio del governo, prendendo il posto del dottor Dario Caputo, trasferito presso la sede di Varese. La Cocciufa si è presentata ieri mattina ufficialmente alla stampa in videoconferenza per via delle restrizioni dovute al Covid-19. Il neoprefetto di Agrigento, originario di Lentini, nel 2007 ha ricevuto la nomina di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stata alla prefettura di Cuneo con competenze amministrative presso il locale compartimento, quindi alla prefettura di Siracusa fino al 1994 al gabinetto e fino al 2001 con l'incarico di vice capo di gabinetto e poi come capo. Quindi passata a quella di Ragusa come viceprefetto vicario, è stata anche presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Alla prefettura di Siracusa ha svolto anche l'incarico di occuparsi del piano di risanamento ambientale. Si è anche interessata di immigrazione come presidente della commissione di gara per assicurare i servizi di accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. La neoprefetta all'inizio del suo discorso ha subito dichiarato di difendere tantissimo e di avere a cuore il ruolo della stampa e che tutte le nostre porte saranno aperte e che ci si può anche aiutare per veicolare le notizie che a volte possono essere particolarmente difficili. Mi piace lavorare per la mia gente, anche se per il momento non è molto facile e complicato, che mai e poi mai mi sarei immaginata di trovarmi in una situazione come questa, ma non credo di essere la sola.
Il neoprefetto ha anche assicurato di dare il suo contributo alla città e alle problematiche del territorio. Sono anch'io una siciliana che conosce bene le differenze che partono da molto lontano. Il ruolo del prefetto, ha affermato la Cocciufa, non è quello di avere la bacchetta magica per risolverle. Anzi, bisogna provare a lavorare in sinergia con le amministrazioni locali, i sindaci, le forze di polizia, i sindacati, al fine di accompagnare certi processi verso le giuste soluzioni. E per le esperienze che ho, mi consta che facendo un buon lavoro di squadra si possono raggiungere. Il prefetto ha anche accomunato l'immagine di Agrigento, che quasi sempre è sinonimo di Lampedusa, ma la provincia ha tante altre problematiche che deve affrontare. Mi farebbe piacere occuparmi anche di altro, e non solo di immigrazione, ma anche verso quelli che in questo momento vivono condizioni di disagio, perché il territorio presenta alte percentuali di disoccupazione, e poterne, chissà, piano piano uscirne. E grazie a voi vi prego di portare alla cittadinanza questo messaggio, che non vuole essere retorico ma di vicinanza vera, ribadendo ancora una volta che non abbiamo soluzioni miracolistiche. Credo moltissimo nel valore della stampa, nel ruolo della stampa, e sappiate che insomma, le nostre porte sono aperte per quello che possiamo. Mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione come questa, ma non credo di essere la sola. Purtroppo caratterizzate ancora da tante problematiche che partono da lontano. E il ruolo del prefetto chiaramente non è quello di avere una bacchetta magica che risolva tutti i problemi, ma quello di provare e di lavorare in sinergia con tutte le istituzioni locali, che sono ovviamente forze di polizia in primis, ma ovviamente anche gli enti locali, i sindaci, per cercare di accompagnare certi processi verso soluzioni che e questo mi consta anche per l'esperienza che ho, che facendo un buon lavoro di squadra tanti risultati si possono sicuramente raggiungere. Cantiere bloccato dal Covid-19, la prefettura autorizza la ripresa dei lavori. Si torna a costruire il Ponte Petrusa dopo un mese di fermo. Operai e mezzi sono in azione su quello che sarà il nuovo viadotto di collegamento tra Agrigento e Favara. Eugenio Cairone. Nel salutare il nuovo prefetto di Agrigento avevamo auspicato, tra le altre cose, la ripresa dei lavori sul ponte Petrusa bloccati dall'emergenza sanitaria. Ebbene, la prefettura ha dato l'ok alla riapertura del cantiere e mettere così fine al calvario per gli automobilisti. Si torna a lavorare dopo 31 giorni di stop. C'è da dire che l'autorizzazione della prefettura risale a venerdì scorso e il nuovo prefetto non si era ancora insediato, ma possiamo parlare di bella coincidenza dal momento che era questione di ore il suo arrivo in città. Maria Rita Cocciufa, forte della sua esperienza e orgogliosa di essere una donna siciliana, si augura anche di poter essere veramente utile per la provincia di Agrigento. Spero, dice, di dare un contributo alla gestione delle problematiche di questa provincia, che sono molto complesse. Questo è un territorio in sofferenza, afferma il nuovo prefetto. Di solito a chi arriva a guidare importanti uffici viene consegnato un promemoria di quelli che sono i reali bisogni della popolazione. Nel nostro caso, la dottoressa Cocciufa dimostra di conoscere assai bene l'Agrigentino ed è una speranza in più poter contare su un funzionario così disponibile e pronto a dare una mano alla gente. Intanto, tornando alla questione del ponte Petrusa, diciamo che bisogna adesso arrivare a concludere i lavori e superare con responsabilità tutti gli ostacoli che dovessero ripresentarsi. In questo senso, la politica faccia la sua parte. A Campobello di Licata, arrestati padre e figlio, erano in possesso di 700 grammi di cocaina e ben 13.000 euro. Il servizio. Lotta allo spaccio di droga durante l'isolamento del Covid, due gli arresti a Campobello di Licata.
In città come nei paesi più piccoli della provincia la presenza dell'arma dei carabinieri è costante e attenta. A Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, nella giornata di ieri i carabinieri della stazione stavano svolgendo i consueti servizi preventivi e di vigilanza sul rispetto delle normative anti-coronavirus, quando la loro attenzione è stata attirata dai movimenti di due uomini in una casa del centro del paese. I militari, decidendo di capire cosa stesse accadendo, si sono subito avvicinati per eseguire una perquisizione. Una volta entrati, hanno trovato un uomo di 30 anni che, con ania nervosa e circospetta, stava cercando di distrarre i carabinieri e di impedire loro di accedere all'interno dell'abitazione. Allontanato il giovane, i militari si sono subito mossi per le stanze della casa dove avevano visto dileguarsi il padre del ragazzo, un uomo di 63 anni che stava entrando in camera da letto con un sacco di plastica in mano. Immediatamente i carabinieri hanno così bloccato il padre prima che riuscisse a liberarsi del prezioso contenuto della busta o che potesse nasconderlo. Dentro, infatti, c'erano circa 700 grammi di cocaina purissima e nella stanza i due avevano nascosto l'occorrente per preparare le dosi, sostanze da taglio, bilancini di precisione e una grande somma di denaro, circa 13.000 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Per i due uomini, padre e figlio, sono così scattate subito le manette e dovranno ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga sequestrata avrebbe fruttato circa 50.000 euro di guadagno. Prosegue dunque l'attività su più fronti, il contrasto dell'arma alla commissione dei reati anche durante questo difficile periodo di isolamento dovuto al Covid-19. La FGC di Agrigento scrive una lettera di buon auspicio, ma anche per chiarire gli aspetti economici delle indennità. Vediamo. Fatevi trovare pronti per riprendere quello che abbiamo lasciato in sospeso. Il presidente della delegazione provinciale FGC di Agrigento, Angelo Caramanno, esce allo scoperto e in una lettera inviata a tutte le società di calcio agrigentine lascia intendere che le attività proseguiranno dopo la fase del lockdown. In un periodo così delicato, con la gente chiusa nella propria abitazione, scrive Caramanno, viviamo nella speranza che le persone qualificate possano al più presto trovare le giuste soluzioni affinché tutto questo possa essere debellato e restituire ad ognuno di noi quella libertà che ci permette di ritornare a svolgere liberamente le proprie attività. Mi rivolgo a tutti gli attori protagonisti del nostro calcio, dirigenti, allenatori, calciatori, calciatrici, arbitri e tifosi, pregandoli di farsi trovare pronti per riprendere da dove ci siamo fermati, consapevoli che troveremo molte difficoltà e che ci vorrà tanta tenacia e volontà. Ingredienti questi, dice il presidente della LND Agrigentina, che non mancano nel nostro settore, con la consapevolezza che fortunatamente siamo guidati da splendide persone molto competenti che troveranno tutte quelle soluzioni utili che ci permetteranno di mettere in movimento il nostro meraviglioso giocattolo. Intanto sono state diffuse le modalità per la corresponsione dell'indennità di 600 euro spettante ai soggetti che hanno rapporto di collaborazione sportiva presso le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Il decreto è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport. Possono richiedere l'indennità i titolari di rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. L'indennità sarà erogata direttamente dalla società Sport e Salute S.p.A. sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate fino alla concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla società Sport e Salute. In prima serata su TVA una puntata di Target, ospiti del collega Giuseppe Moscato, Viviana Danile nutrizionista, Carmelinda Scalia psicoterapeuta, Ignazio Maglio coach, Pasquale Palumbo ragioniere commercialista, Giuseppe Episcopo insegnante. La puntata sarà dedicata ai temi del Covid-19 affrontati dalle varie categorie del tessuto sociale.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Sembra quasi un mare l'erba, è leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia e penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno, come sempre sarà.